Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto tempo siamo tornati in un nuovo episodio di In Cucina con Dani. Oggi facciamo il tè al limone e alla pesca. Gli ingredienti sono il tè nero in bustine, 4 pesche, lo zucchero e 3 limoni. Nel passato! Ok, adesso dobbiamo comprare le cose per fare il tè e basta, andiamo. Wow! Ho fatto la spesa, adesso andiamo in cucina. Iniziamo col tagliare le pesche. E questo è l'ultimo pezzo di pesca. Ok, perfetto, mettiamo da parte le pesche e prendiamo i limoni. Adesso per i limoni dobbiamo spremerli e dobbiamo aiutarci anche con un po' d'acqua. Intanto tagliamo anche un po' di scorza. Ok, e va bene così. Adesso ho tagliato anche dei limoni che vanno spremuti. Ah! Con tanta forza. E li spremiamo tutti e tre. Adesso dobbiamo misurare 100 g di zucchero per il limone e anche per le pesche. 100 g. Eccoli qua. Posto, 100. Allora, adesso dobbiamo unire le pesche e lo zucchero all'acqua. E lo zucchero. E adesso prendiamo il nostro zucchero da mettere nel limone. Non scorreggiare, ti prego. Grazie. Adesso dobbiamo portare entrambi a bollore. Perché no? Ok, e anche allora, dopo averli portati a bollore, dovremo lasciarli riposare 3 minuti, poi dobbiamo prendere dell'acqua, prendere il tè nero, 3 bustine per ognuno, e lasciarlo andare. Ok, il limone sta bollendo, adesso lo lasciamo da parte per 3 minuti circa e adesso dobbiamo fare le bustine di tè nero. Allora, prendiamo dell'acqua fredda, la mettiamo un pochino qui. Così dovrebbe bastare e ci buttiamo di queste 6 che saranno 3 e 3 queste. Allora adesso questo è appena iniziato a bollire, quindi spegniamo, lasciamo riposare qualche minuto. Adesso metto i guanti che quello è ancora caldo e lo aggiungiamo al tè nero. Adesso dobbiamo lasciarlo riposare 30 minuti. Perfetto, adesso questo sciroppo alla pesca è pronto da mettere qui, anche se mi sa che abbiamo fatto troppo, però vabbè, si avanza, fa niente. Strano, non avanza. Allora, queste pesche qua, adesso le butterò un po' così. E adesso, come tutti, li lasciamo riposare per 30 minuti. Ok, adesso che hanno riposato per mezz'ora, li mettiamo dentro qui e li lasciamo in frigo per 2 ore. Tanto ormai è freddo qua. Le butto qui, poi le buttiamo. Idem per queste. Queste qui sono un po' più calde. Comunque non sono calde. Prendiamo
il nostro tè. E adesso, buona fortuna, perché dovrei aiutarmi a travasarlo. Allora, ce l'abbiamo. Vali, filtri. Attento, butta. Sei. No, allora, per problemi di dimensione abbiamo preferito metterci sulla vasca. Così, ecco. Perfetto. Va bene. Perfetto, adesso lo lasciamo in frigo 2 ore e poi noi ci vediamo all'assaggio. Ecco. Dove lo metto? Ma non ci sta. Ci sta. No. Sì, sì. Ho uno. Ah, no. Ce l'abbiamo fatta. Sono passate ben 2 ore, anche un pochino di più, mi sa. E il nostro tè è pronto alla pesca e al limone. Passiamo all'assaggio. Ok. No. Andiamo. Allora, direi di iniziare da questo, che alla pesca mi piace di meno, penso, perché alla pesca a me non piace tanto, vediamo. È buono, molto buono. Sembra proprio tè alla pesca. E ora assaggiamo con la limone. Ragazzi, 70 volte migliore con la limone. È venuto benissimo. È anche più, giuro, che sembra più buono di quello comprato.